Buonasera e benvenuti a questa nostra serata, questa nostra particolare serata insieme. Questa sera noi celebriamo l'amore. Celebriamo l'amore qui su Bridge of Light, l'amore a 360 gradi, ma soprattutto l'amore dagli angeli dell'amore. E dagli angeli dell'amore questa sera noi siamo qui in diretta con tutti gli amici che ci sono venuti a trovare. Tutte le persone che un po' alla volta hanno in qualche modo seguito i miei corsi, che i beniamini di Bridges of Light, come Sofia Moran, come Antonella Virzì, che vedete sempre dietro le quinte, ma la nostra moderatrice, c'è Maria Antonietta Galanti, c'è Manuela Torriani, c'è Giorgio Rossi, c'è Katia Silvestri, c'è Paola Musa, c'è Antonella Gerosa e poi ci sono tre nuove amiche. C'è Lenuccia Tocco, c'è Carla e poi abbiamo anche Francesca Mondazzi. E allora, queste persone non solo sono amiche che lavorano, diciamo che lavoriamo un po' insieme, perché lavoriamo con loro, con gli angeli, alcune di queste persone hanno fatto i miei corsi angelici e quindi siamo qui tutti insieme questa sera per leggere i messaggi che ci sono arrivati dagli angeli attraverso in canalizzazione e ovviamente per quelle persone che si sono prenotate per questa serata. E quindi sono contento che voi tutti siete qui. Abbiamo al momento un po' di persone che ci stanno seguendo. Io sto avendo un po' di problemi con la diretta, non so perché. Voi mi seguite tutti, mi sentite, giusto? Bene, e quindi siamo tutti qui riuniti questa sera. Siamo molto contenti perché questa sera l'abbiamo dedicata su Bridges of Light. Abbiamo, diciamo, chiesto ai nostri relatori, a coloro che c'erano prenotati oggi per questa domenica, di dare spazio all'amore. E quindi questa sera noi ci dedicheremo a voi tutti insieme proprio per leggere i messaggi dell'amore per tutti voi. Quindi sono veramente molto contento e vorrei che ognuno di loro, ognuna delle persone si presentassero e poi partiamo con la nostra serata. E quindi cominciamo proprio con una persona che è sempre dietro le quinte, ma questa sera è pubblica con noi, Antonella Virzì. Vai Antonella. Antonella? Buonasera a tutti, come dice Gaetano, io sono Antonella Virzì, ogni tanto mi presento anch'io, Brava. preferisco stare dietro le quinte e sono felicissima di essere qui con voi stasera, spero di contribuire a portare un po' di serenità, un po' di pace, un po' di amore per tutti, grazie. A te e poi abbiamo la nostra Paola Musa. Buonasera Paola. Buonasera a tutti, sono Paola Musa e sono qui per donarvi questi messaggi d'amore insieme a tutte le altre persone e spero di riuscire a farvi sentire amata come ci amano i nostri angeli e arcangeli. Un abbraccio a tutti. Grazie Paola, sentiamo Giorgio. Buonasera Giorgio. Buonasera Gaetano, buonasera a tutti. Anch'io sono felice ed emozionato di essere qui proprio per festeggiare l'amore, perché è la festa degli innamorati, ma proprio la festa dell'amore. Quindi amiamoci tutti insieme. Grazie. Bene. Katia Silvestri, buonasera. Buonasera, buonasera Gaetano, buonasera a tutti. Felice e orgogliosa di essere qui con voi ancora una volta e che dire che in questo momento dove c'è tanto bisogno di pace e amore, questa diretta secondo me è azzeccatissima e quindi grazie e speriamo di contribuire almeno a portare un po' di serenità questa sera a chi ne ha bisogno. Grazie. Certamente, buonasera, buonasera Manuela Torriani. Buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi e ci tenevo tanto questa sera perché io amo l'amore in tutte le sue forme e attraverso ogni cosa e quindi spero attraverso i nostri messaggi che ognuno di noi possa portare una forma diversa d'amore perché
L'amore è sempre amore, a prescindere da dove arriva. Quindi che arrivi da un raggio di sole o da una persona amata, l'amore è amore. Perché l'amore è sempre amore, a prescindere da dove arriva. Quindi che arrivi da un raggio, l'amore è amore. Perché l'amore è sempre amore, a prescindere da dove arriva. Quindi che arrivi da un raggio, l'amore è amore. Manuela, ti sentiamo un momento disturbata. Sta continuando a ripetere il mio stesso messaggio. Sì, perché forse devi abbassare la voce del tuo device, come dicevo prima. Un momento. Mi sentite? Ok, perfetto. Allora, poi abbiamo Katia Silvestri già ha parlato, scusate. Abbiamo Chicca Soles, ciao. Ciao, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qua con voi, immersa in questo flusso d'amore angelico che fa così bene. E niente, sono molto felice, Gaetano. Di essere qua con voi. Spero che passi veramente questo flusso d'amore a tutti quelli che ci ascoltano. Io non ho niente acceso accanto a me, eppure c'è il ritorno del... Che strano. Adesso non c'è più, credo. Ecco, mi sentite? Perfetto, sì. Perfetto. E niente, do la parola agli altri. Grazie Gaetano di aver organizzato tutto questo. Penso che molte persone oggi staranno sicuramente meglio dopo la lettura dei messaggi. Grazie. Ah, volevo ricordare una cosa. Non mi sono arrivati appunto dei fiori per alcuni di loro e volevo ricordare che il fiore, la frequenza del fiore lavora accanto alla frequenza angelica, no? Perché anche i fiori sono emanazioni angeliche e questo non significa che sono più forti degli angeli, per cui gli angeli ce li regalano giusto perché sono visibili, è come se fosse una proiezione del loro amore, no? E del loro interesse a che si possano finalmente risolvere in maniera più veloce i vari conflitti, i vari disagi. Ci tenevo a dirlo, grazie. Sofia, buonasera. Buonasera Gaetano, buonasera a tutti. Sono molto felice, fiera di essere qui questa sera per festeggiare l'amore, per donare amore e ricevere amore, perché brige tutto questo e gli arcangeli ci accompagnano proprio in questa missione. Quindi grazie a tutti. Allora, prima di andare avanti, volevo ricordare che ci sono e che ci facessero sapere che sono con noi online, altrimenti i messaggi non li leggiamo, giusto? Perché lavoriamo tanto, lavoriamo e ci mettiamo ovviamente a servizio delle persone, abbiamo bisogno che abbiamo perlomeno un riscontro, perlomeno dalle persone che si sono prenotate, per cui io aspetto di avere un messaggio per dire che è online. Concetta Anna Murè, Patrizia Natale, Adina Basilica, Antonella Cocozza, per cui se sentite il vostro nome dite ci sono. Aurora De Padova, Cinzia D'Ambrosio, ancora nessuno ha detto che c'è, la posizione. Bene. Costanza Luzzitelli, Valeria Catalucci, Barbara Colu, ci siete? Letizia Urbinati, Simona Rosso. Mentre aspettiamo che qualcuno ci scrive, noi andiamo avanti con le presentazioni. Antonella Gerosa.
Buonasera a tutti, anche io sono felicissima di essere qui. Sono, diciamo, io canalizzo anche attraverso i disegni, quindi anche per le persone. Non so se avete seguito ieri la diretta che abbiamo fatto con gli altri miei compagni. E tutti assieme facevamo, io facevo il disegno ed erano tutto veramente collegati. Quindi sto trovando anche un modo diverso di comunicare attraverso il disegno, quindi mi piace anche questa nuova modalità Bene. e spero di portare amore nei messaggi che ho canalizzato per qualche persona. Ok? Perfetto, Grazie grazie. Volevo ancora. anche dire, allora, un po' di persone si sono già, hanno già detto che ci sono collegate, quindi sono molto contento. Perfetto, grazie. Oltre a questo, vi ricordo che invece per le persone che non si sono prenotate, ci saranno magari delle sorprese, per cui rimanete tutti collegati, non andate via. E quindi è molto importante che rimanete qui. Abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni, non ne ho lette tutte, ma tutte le persone che sono online, che hanno detto io non ci sono, non ho sentito il mio nome, ci sarete sicuramente. Ok, quindi ok, ci siete tutti. C'è Lara Calandritti, c'è Maggi Chantra, c'è Manuela Meloni. C'è Ciro Bonocore, quindi fatemi solo sapere se siete collegati, però sono contento che siete un po' così. Allora, abbiamo tre nuove persone, anzi quattro nuove persone, e poi continueremo con quelle che già conoscete. Ci sono quattro nuove persone che ho veramente il piacere di presentarvi perché recentemente sono state allieve del mio corso angelico e arcangelico, che si è concluso, uno si è concluso ieri e un altro 2 settimane fa. La prima persona che voglio presentarmi è questa signora che sembra una bella signora napoletana, ma è umbra, pensate voi, è Patrizia Petrecchia. Ciao Patrizia, buonasera. Buonasera Gaetano, grazie, grazie, grazie infinite del fatto che comunque sono stata invitata da te, anche con questa splendida famiglia che ho davanti, che io amo moltissimo e che mi è stata molto vicina anche nei momenti magari che ho attraversato non sempre semplici. Quindi ecco, sono molto emozionata, non lo nego, ecco, la prima volta, quindi, Stai serena e però tranquilla. il corso è stato, sì, grazie. Il corso per me è stato illuminante. Mi ha Ma non lasciato parliamo. No, tantissimo no, amore. No, no, Patrizia, no, no, no. no, 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 ho fatto il corso, ecco, no, assolutamente. Però ecco, volevo dire questo, mi emoziono di più dopo, Gaetano, per carità. Ecco, comunque niente, sono molto, molto, molto felice di stare con voi. Ecco, Bene. Ok, grazie, perfetto. grazie, grazie. Grazie a te, Patrizia. Una cosa che volevo dire a tutte le persone collegate che i messaggi sono sì per le persone che si sono prenotati, ma molto spesso sentiamo proprio che questi messaggi che arrivano dal mondo degli angeli, specialmente questo gruppo di angeli dell'amore, sono anche per altre persone che non si sono prenotate. Quindi voi ascoltatele con un cuore aperto. Sentiamo Lenuccia. Buonasera, Lenuccia, ciao. Buonasera a tutti, sono Tocco Lenuccia, ho avuto l'onore di fare il corso con Gaetano e tutti questi miei compagni e sono veramente contenta di essere qua stasera e spero che arrivi un'onda d'amore a tutti, tutti, tutti. Grazie. Grazie, grazie, grazie. E poi vi voglio presentare Carla. Carla è una delle mie allieve, una persona dolcissima, molto, molto connessa, che l'altro giorno mi ha scritto una lettera, una mail molto carina, perché ovviamente non sapevo, quando io le ho chiesto di partecipare, ovviamente avevo omesso nel dire che doveva essere in diretta. Allora lei pensava che scriveva i messaggi, me li mandava e io li leggevo. E mi ha detto, ma io devo stare in diretta con i big, con Giorgio, Sofia, Katia Silvestri, Paola Musa. Ho detto, ma quali big? Siamo tutti uguali, assolutamente. E quindi è proprio bello presentarvi Carla. Buonasera, Carla. Buonasera a tutti, mi hai fatto diventare rossa, mi hai svelato la mia agitazione. Sono agitatissima davanti a questi big, li chiamo così perché li seguo. Marca rossa che sono, Dai, scusatemi. dai, dai. Sono emozionatissima e spero di trasmettervi l'amore degli angeli che Gaetano mi ha insegnato a canalizzare. Che è meraviglioso, grazie. Grazie Carla, grazie, mi raccomando, eh. Francesca. Ciao Gaetano, ciao a tutti. Io sono Francesca, ho fatto con Gaetano, come
come appunto lui diceva prima, i corsi angelici e arcangelici, e felicissima di partecipare insieme a tutti voi compagni di viaggio in questa serata dedicata all'amore, e che dai nostri messaggi veramente arrivi tanto amore a tutti. Grazie, grazie, grazie. E sentiamo la nostra Maria Antonietta. Buonasera Gaetano, buonasera a tutti. Felicissima di essere qui con tutti voi e anche tanto emozionata, perché le tue serate emozionano sempre. L'idea di canalizzare i messaggi degli angeli dell'amore è stata accolta da noi con tantissima gioia, perché a parte i giorni dedicati all'amore, ma in questo momento storico che stiamo vivendo purtroppo di amore ne manca a tutti, e quindi ce n'è bisogno, fortemente bisogno. Per cui spero che la vibrazione degli angeli dell'amore che abbiamo canalizzato arrivi a ciascuno di voi, sia prenotati che non prenotati. Grazie. Ok, perfetto, grazie. E poi abbiamo Manuela Torriani. Devo riparlare, credo di aver parlato. Ah, già, hai ragione, scusa. Chi è che non ha parlato? Avete parlato tutti? Ah, perfetto. Allora cominciamo. Cominciamo la nostra serata. E cominciamo proprio con Lenuccia, che è una delle persone nuove, che legge il messaggio per Concetta Anna Muret. Vai, Lenuccia. Dolce creatura, sei un angelo sulla terra. Non permettere che quanto succeda all'esterno ti turbi. Hai un cuore d'oro e puro. Veniamo a te volentieri per darti questo messaggio d'amore che ti illuminerà il volto, dando un sorriso che è la cosa più bella che c'è. Sei umile e prezioso per noi. Ci appari come una rosa appena sbocciata con qualche piccola spina. Sei come in un giardino dorato e pieno di ricchi colori che risaltano la tua bellezza. Il tuo profumo è ricco di essenza d'amore che il tuo cuore sprigiona. Siamo qui tutti che facciamo il tifo per te, per quello che sei diventata. Cara anima, ti benediciamo e proteggiamo. Non dubitare. Sii fiduciosa e speranzosa per te e gli altri, gli angeli dell'amore. Grazie, benissimo. E ancora Lenuccia, leggi il messaggio per Patrizia Natale, che ho visto prima online. Patrizia, se ci sei, batti un colpo e noi leggiamo il tuo messaggio. Vai, Lenuccia. Dolce creatura di Dio, sei scesa sulla terra per crescere e amare. Vediamo con quanta dedizione porti in ogni cosa che fai. Sei come un arcobaleno che salza alto nel cielo e irradia tutti i suoi colori benefici che danno coraggio e forza a te e agli altri. C'è tanta saggezza dentro di te, usala per te, che sei così umile e gentile. Vegliamo su di te, siamo sempre accanto a te. Non aver paura di chiamarci, cerca di apprezzarti perché tu vali, sei preziosa. Sei un pozzolo di seta che dovrà trasformarsi in farfalla per poter volare alta e posarsi sulle altre creature con dolcezza e amore. Ti esortiamo ad avere fiducia perché sarai guidata da tutti noi, gli angeli dell'amore. Bene, grazie Lenuccia. Adesso parliamo con Antonella Virzì, la quale ha un messaggio per Adina Vasilica. Allora, mi sentite? Sì. Ok, grazie. Mia amata, sono giorni che ti chiamo per nome, in attesa che tu mi senta. Giorni che aspetto di trovarti in silenzio. Sì, ci sono sempre stato e non sono mai andato via. Ci sono in tutte le tue decisioni, in ogni tua scelta. Non ti lascio sola quando fai una scelta dolorosa. Non ti impedirò di intraprendere una strada, qualunque essa sia. Ma sarò a sostenerti, ad accarezzarti. Continuerò a dirti che tutto è esperienza, non importa ciò che accade. Il mio compito è non darti di amore, affinché tu ne abbia abbastanza per donarlo a tua volta. Il mio compito è essere luce, per far sì che tu possa sempre trovare la strada. Non serve cercare il mio nome, io mi manifesto in luce, in pace nel cuore, nel buongiorno di uno sconosciuto, nello sguardo attento di chi, anche se resta in silenzio, riesce a sentire il tuo dolore. Io sono esattamente dove mi cerchi, dentro o fuori non ha importanza. Espira ed io dentro a riempire i tuoi vuoti, espira e io esco ad avvolgerti. Se solo non fossi così presa da mille pensieri, oggi sono qui per dirti che è il momento di ritrovare te stessa.
È commovente l'amore che hai per tutti, soprattutto per la tua famiglia. Fai di tutto per loro, ma sappi che sei responsabile soprattutto di te stessa. Il problema che è dentro di te. Prenditi il lusso di essere più egoista. Ci sono momenti, situazioni, persone che non possono essere cambiati. Non è il tuo compito. Basta farti domande e cercare l'errore. Non tutto va spiegato, ma va lasciato per strada. Tutte le cose che non ti fanno bene, che non ti danno sicurezza, tutto ciò che è dato per scontato. Oggi ti arrivi il mio grazie per esserci e per essere. Il mio ruolo di aiuto si manifesta in te. Tu sei uno strumento di amore prezioso. Grazie. E poi leggiamo anche per Antonella Cocozza, sebbene Antonella poi aveva già ricevuto un messaggio da me in diretta l'altra sera, però andiamo avanti. Anima gentile, ispirata, rivoluzionaria, hai tutto un mondo di conoscenza dentro di te, ma devi ancora imparare l'ascolto. Ti esortiamo all'ascolto, ti esortiamo ad avere fiducia nelle tue intuizioni, fiducia in chi sei e così come sei. Ma volte ti capita di avere delle sensazioni che poi si rivelano esatte, ma quando arrivano sei la prima a non dare loro il giusto valore, la fiducia e la credibilità che meritano. Nascosta dietro l'immagine che vuoi dare di te, abbandona la paura di sbagliare, perché potrà succedere, ma questo non ti rende meno speciale. Abbandona l'idea della perfezione, è già tutto perfetto così com'è. Non cercare l'approvazione degli altri, non sempre siamo compresi, solo tu sei quello che è veramente giusto per te. Fidati della tua capacità di giudizio, scegli tu conquistare, non giudicare, non cercare di cambiare, chi non riesce a starti accanto, ma sii fiduciosa che ognuno ha il suo percorso e vai avanti per il tuo. Sei importante per tante persone che hai incontrato e che incontrerai. Sei quel tipo di persona che lascia sempre il segno nell'altro. Quella strana sensazione che ti senti dentro e a cui non sai dare un nome è una chiamata. Accetta di mettere in discussione tutto e tutte le vecchie convenzioni e chiediti veramente cosa vuoi e poi dichiarati. Sei circondata da angeli e da guide. Sei pronta per manifestarti. Abbi il coraggio di manifestarti ed abbi fede che tutto verrà esaudito. Grazie, che meraviglia, grazie Antonella. Adesso leggiamo due messaggi, uno per Aurora De Padova e l'altro messaggio per Cinzia D'Ambrosio. Voi ci siete, ragazze? Andiamo con Katia Silvestri. Sì, Aurora De Padova. Anima cara, meravigliosa creatura di Dio, arriviamo a te affinché tu possa occuparti del tuo cuore. Impara ad amarti, amati profondamente, nutri quella scintilla divina che noi alimentiamo costantemente. Scoprirai così un amore infinito che inizierà ad espandersi illuminando il tuo cammino. Amata anima, nei momenti di sconforto, quando ti senti avvilita, stanca, credi nelle tue vibrazioni del cuore. Nel tuo cuore immenso, illumina le tue frustrazioni, allontana l'aspettativa di poter cambiare le persone che sono al tuo fianco. Affidale all'amore incondizionato che arriva dal profondo del tuo cuore ed impara ad accettare loro così come sono. Permetti all'amore di fluire dentro di te, gioisci alla vita, amati così come sei. Namaste. Brava, grazie. Cinzia D'Ambrosio. Impara ad ascoltare la tua anima. Lei ti sta chiedendo leggerezza. Permetti agli occhi del tuo cuore di vedere con chiarezza le tue ferite, affinché tu possa lasciare la tua sofferenza di cui non riesci a liberarti. La tua anima è leggera e meravigliosa, ma il tuo cuore ha bisogno di essere ripulito e di ritornare a pulsare, a fiorire e a gioire in maniera armoniosa. Hai bisogno di perdonare e di perdonarti, considerando il passato un'esperienza di crescita, affinché tu possa comprendere meglio l'essenza dell'amore. Apri di nuovo il tuo cuore, anima cara. Noi ti esortiamo a fare questo. Ti aiuterà a ritrovare quella fiducia di cui tanto hai bisogno. Grazie Katia. E adesso leggiamo, Giorgio Rossi legge i prossimi quattro messaggi
per Costanza Luzzitelli, che ho visto prima online, Valeria Catalucci, Barbara Colu e Ciro Buonocore. Vorrei che queste persone, specialmente Ciro, che non ho visto online, si palesasse, altrimenti il messaggio poi non lo leggiamo. Ok? Andiamo avanti. Allora, vai Giorgio. Questo messaggio è per Costanza Luzzitelli e io l'ho riletto, è un inno all'amore per te stessa. Amata figlia, oggi chiedi a noi parole di amore e di conforto per colmare il tuo cuore, che a volte si chiede di fare se fa la cosa giusta. Ebbene, continua la tua strada senza interrompere i tuoi passi. È una strada illuminata dalla luce della tua anima, che conosci già la meta dell'arrivo. Affidati a lei giorno dopo giorno e la felicità busserà alla tua porta. Ritroverai il sorriso di un tempo, quel tempo in cui fanciulla correvi spensierata tra i prati in fiore. Noi eravamo lì, accanto a te, così come lo siamo anche ora. Non ti abbiamo mai lasciata sola, anche quando credevi di non farcela o ti dicevi che eri stanca di portare tutto quel peso sulle spalle, noi eravamo lì. Ti abbiamo sostenuta e ti abbiamo liberata nella tua mente da tutti quei pensieri che poi ti hanno bloccato, per alleggerire i tuoi passi e infine sei riuscita a continuare la tua strada. Ogni giorno cresci, impari ed evolvi. Noi siamo orgogliosi di te. Ogni giorno comprendi quanto sei meravigliosa, perché sei creatura di luce, luce che doni agli altri attraverso i tuoi sorrisi, le tue parole e i tuoi gesti, che accompagnano gli altri verso la guarigione dello spirito e del fisico. Vai, sii forte, sii felice, sii spensierata. La vita è un dono di amore che giunge nel cuore di ogni persona, trasformando i vostri giorni in arcobaleni di gioia. Meriti di trovare quella serenità che tanto vai cercando. Resta accanto a noi ed insieme porteremo il sorriso al tuo cuore, che così risplenderà come un giglio bagnato di rugiada alla luce del sole. Sii tu quel giglio e risplendi di vita. Grazie Giorgio. Senti Giorgio, dovresti vedere di aggiustare un po' il microfono perché arriva un po' di disturbo, ecco, dal tuo microfono. A un certo punto ti sei anche bloccato. Posso provare magari con un altro? Aspetta. Allora. Facciamo un problema così. Mi sentite meglio? Sì, anche con questa voce più sensuale, ecco. Dai. Va bene. Allora, il prossimo messaggio invece è di Valeria. Valeria Catalucci. Mm-hmm. Luce profonda, posseggono i tuoi occhi. Sono in grado di vedere oltre ciò che la tua mente non riesce. Segui il tuo istinto ed esso ti accompagnerà lungo la via giusta dove la tua anima desidera. Abbandona dubbi e paure, rischiare i pensieri e lasciati andare. Prendici per mano, seguici e giungeremo nel profondo del tuo cuore. È lì che nasce l'amore, l'amore puro e incondizionato che tutto regge. Sii portatrice di pace e accogli le persone che incontri con un abbraccio. E questa è la tua missione, cara anima, che oggi ti invitiamo a compiere. Il mondo ha bisogno di pace e di amore, e tu hai questo dono che oggi ti affidiamo. Amata creatura, guardati negli occhi e credi in te stessa. Soffia via lontano quella nebbia che a volte offusca la tua visione delle cose. Ciò che accade ha sempre un motivo. Forse non lo capirai al momento, ma tutto sarà più chiaro quando comprenderai il destino che la tua anima ha scelto. Porta con te la fiducia nel prossimo, sii amorevole e riceverai lo stesso amore raddoppiato. E ogni volta che accadrà, noi saremo lì ad accanto a te, a gioire con te, perché quando un cuore è felice e colmo di amore, lo siamo anche noi. Cogli questo momento dentro di te e portalo in uno scrigno di cristallo puro, come sei tu, anima bella. Apri questo scrigno ogni volta che vorrai e rivedrai la tua luce, la luce del creato, la luce degli angeli, quella luce che la fonte ti ha donato, quella stessa luce in cui noi siamo fatti, di cui tu sei fatta, di cui l'amore è fatto. Un abbraccio infinito e completo amore.
Ok, Giorgio, prima di leggere il prossimo messaggio volevo dire alle persone, adesso elenco 6 persone che magari devono essere presenti, ok? Abbiamo Angela Calabrese, Jenny Giommi, Bruno Scarpa, Lorena Bertuzzo, Stefano Ziviani, Francesca Fabrucci, Almarita Esposto, Cinzia 40, Silvia Tamborlani. Allora, queste persone saranno lette prossimamente se siete online, quindi fatecelo sapere. Andiamo con Barbara Colu. Amata creatura, lode a te. Scenda nel tuo cuore la pace del nostro regno. Accogli la nostra luce divina in ogni raggio di sole che riscalda ogni cosa. Gioisci, sorridi e meravigliati di quanto possa essere bella la natura. Tutto ciò che è stato creato ha motivo di esistere, quindi va accettato, amato, come se fosse nostro. Il cielo e la terra ti proteggono con la loro forza e ti donano energia come un padre e una madre accudiscono il loro figlio. Tu, dolce frutto dell'amore, sei questo. Gli alberi sono tuoi fratelli, ritrovali camminando in un bosco. Parla con loro. Sono creature vive, sono creature magiche, sono maestri di vita. Hanno radici profonde per nutrirsi e sorreggersi, hanno tronchi robusti per sostenersi e rami rigogliosi per abbracciare il cielo. Tu sei loro amica, cara figlia. Dentro di te è profonda questa connessione, è il dono che ti è stato dato. Sfruttalo quando ne sentirai la necessità e lì troverai le risposte. Nel silenzio create un cerchio di anime, circondati di animali e insieme a loro affidati alla purezza. Impara loro, da loro a donare amore, loro che vi insegnano il valore vero dell'amore, dell'amore incondizionato. È un altro regalo che la sorgente ha deciso di darvi per imparare, riconoscere e apprezzare e insieme a vivere questo meraviglioso sentimento che è chiamato amore. Restate accanto a loro, restate accanto a noi e l'amore avvolgerà ogni cosa, creando un'armonia di suoni amorevoli. Senti, allora Giorgio, non leggiamo ancora per Ciro perché non si è palesato e quindi magari aspettiamo ancora un po' e poi prima che tu, perché so che devi uscire prima, se ancora non è arrivato, non lo leggiamo, ok? E poi dobbiamo preparare messaggi, cioè no, dobbiamo leggere messaggi anche di quelli di Daniela per Letizia Urbinati e Simona Rosso. Per cui volevo sapere se loro sono collegati. Intanto andiamo con Francesca Angela Calabrese. Vai, Francesca. Sorella cara, anima dolce e sincera, noi ti guidiamo in questo cammino fatto di amore, gioia e serenità. Siamo vicini a te sempre, in ogni momento, e tu lo sai, ci percepisci. Gioia, bellezza e amore noi siamo per te, anima cara. In ogni momento tu puoi chiedere il nostro aiuto per colmare i tuoi vuoti, vuoti a volte pesanti, a volte molto complicati per te su questa terra. La tua anima pura e gioiosa ti invita ad andare avanti, a proseguire in questo cammino. Un cammino fatto di gioia e di amore per te e per le persone accanto a te. Sorreggiti, tirati su e cammina sempre avanti verso un futuro di luce angelica, luce di amore, amore quello vero, quello che riscalda i cuori e rischiara la mente. La mente va, lo sappiamo, ma poi si ferma e lì si apre il cuore, un cuore fatto solo di amore sincero, di amore grande, grande come il tuo cuore aperto all'amore per gli altri. Fidati del tuo sentire, fidati della nostra voce. Siamo sempre vicini a te, sorella, gli angeli dell'amore. Bene, e poi c'è Jenny Giommi che ho visto prima online. Ok. Anima di luce pura e splendente, splendente come le stelle del cielo, anima che illumina, anima che brilla, il tuo cuore brilla, il tuo cuore che è così tanto pieno di amore, quell'amore che riscalda, quell'amore che dona sollievo alla sofferenza, l'amore che cuce le sofferenze, illumina il mondo di questo amore, di questa luce.
Le nostre mani sono sempre lì pronte ad aiutarti e a sorreggerti in questo cammino di luce. Siamo sempre accanto a te con un abbraccio di amore. Il tuo cammino è accompagnato da noi. Noi ti sorreggiamo, ti guidiamo in ogni momento della tua giornata. Ti prendiamo per mano e insieme a te camminiamo lungo la strada di luce. Ti amiamo infinitamente, gli angeli dell'amore, tuoi compagni di viaggio. Grazie Francesca. Allora io adesso leggo i messaggi che sono stati canalizzati da Daniela Oggioni, ma che purtroppo non è potuta essere con noi perché è malata. Quindi è il numero, cioè è il messaggio per Letizia Urbinati, che ho appena visto qui online, e dice: cara sorella amata, anima delicata e preziosa, giungiamo a te oggi per portarti un messaggio d'amore. La tua anima sensibile e generosa fa sì che tu sia sempre pronta a donare aiuto. Dai sempre priorità alle esigenze altrui. Ciò è un dono meraviglioso, ma ricorda sempre che per poter sviluppare al meglio questo dono devi imparare ad amare anche te stessa. Ti esortiamo a dedicarti del tempo per prenderti cura della tua anima, facendo ciò che ti piace e che ti fa sentire bene, trovando la felicità nelle piccole cose. Allontana il più possibile le preoccupazioni ed i pensieri negativi. Noi siamo sempre accanto a te per sostenerti. La tua anima sarà così ancora più luminosa e tante cose belle accadranno per te. Apri il tuo cuore per ricevere tutto il nostro amore. Ti amiamo immensamente, Letizia cara, i tuoi angeli custodi e gli angeli dell'amore. Questo era per Letizia Urbinati e adesso leggo anche quello per Simona Rosso. Anima cara, siamo felici. È importante che tu riceva oggi questo nostro messaggio. Sorella amata, devi credere nella felicità. La vita terrena a volte pone di fronte a situazioni e momenti di difficoltà. Non devi mai perderti d'animo, non abbatterti e cerca sempre di trarre insegnamento da ogni situazione. Chiedi il nostro aiuto quando ne senti il bisogno. Noi saremo subito accanto a te per incoraggiarti e darti forza. Noi siamo molto fieri di te. Prosegui il tuo cammino con fiducia e coraggio. Tantissimo amore ti giungerà che tu possa realizzare i tuoi desideri. Gli angeli dell'amore. E questo era per Simona Rosso. Andiamo avanti adesso con la nostra pittrice, Antonella Gerosa, che legge i messaggi per Bruno Scarpa e Lorena Bertuzzo. Ho visto Bruno, non so se c'è anche Lorena. Cominciamo con Bruno, Antonella. Ok, grazie. Mi sentite? Sì, vai. Okay. Io per Bruno ho anche fatto un disegno, quindi ve lo faccio vedere prima e poi vi leggo il messaggio. Che bello. Okay. È un palloncino immerso con l'amore dentro. Vedete che c'è il cuore all'interno? Sì. Vi leggo anche il messaggio per Bruno. Allora, i tuoi pensieri ti portano in alto e ti fanno viaggiare in quel mondo di leggerezza nel quale vorresti sempre stare. Però non riesci a sentirsi sereno perché hai un peso che ti spinge sempre giù. È arrivato il tempo di decidere di lasciare andare quel fardello che ti continui a portare dietro. Gli angeli dell'amore ti stanno vicini e ti invitano a parlare ad alta voce con loro per aiutarti a ritrovare la serenità. Lascia loro il peso e loro ti aiuteranno a ritrovare amore e tranquillità. Bella, grazie. Poi c'è Lorena Bertuzzo che ha appena detto che è online e si preparassero poi dopo Stefano Ziviani, Francesca Fabrucci, Almarita Esposto, Cinzia 40 e Silvia Tamborlani. Ci facessero sapere che sono con noi, per piacere. Vai Antonella. Anche per Lorena ho fatto questo disegno che rappresenta un po' l'energia,
la leggerezza, ci sono le farfalle, quindi l'amore della natura. Ok? Allora, per Lorena, ci sono vortici che ti prendono e ti portano in alto, pieni di gioia e felicità. Sai accettare, sei accogliente, ma poi ti fai coinvolgere di chi ti sta vicino e con loro ti lasci influenzare e ti portano ad essere un po' più cupa. Questo non ti appartiene, tu sei gioia e amore. Gli angeli del cuore ti chiedono di domandare il loro aiuto quando ti senti che le energie si abbassano. Loro ti proteggono e ti aiutano, però solo se lo chiedi con amore. Che bello, grazie. Grazie. Allora sentiamo adesso Chicca per Stefano Ziviani e Francesca Fabrucci. Gaetano, ho fatto anche un disegno intanto che posso farlo vedere? Sì, certo. Ah, che bello, wow, è meraviglioso questo. Questo è arrivato adesso, mentre voi leggevate i messaggi. Quindi tanti cuori per tutti. No. Bello, bello, bello. Di tutti i colori. Meraviglioso, Antonella. Meravigliosa. Grazie. Niente, grazie a voi. Questo poi lo puoi regalare a me, visto che io ho organizzato questa serata. Adesso lo sistemo, va bene. Grazie. Allora sentiamo Chicca. Sì, per Stefano Ziviani. Anima amorevole e gentile, così attento ai bisogni degli altri che con amore hai accudito ogni qualvolta se ne ravvisava la necessità. Tu, sostegno e colonna portante del tuo mondo, raccoglierai i frutti di questo spargere semi di amore incondizionato che ha illuminato dalle origini la tua vita e che noi, angeli dell'amore, abbiamo visto e onorato in te. È arrivato il momento, anima amata, di raccogliere queste energie di amore puro che arrivano a te da noi, angeli dell'amore, in ascolto alle tue invocazioni e dalle persone che incontri nel tuo vivere quotidiano. Libera il tuo cuore dagli ultimi veli che lo ricoprono, praticando la gratitudine per ogni avvenimento, esperienza, relazioni giunti a te. Benedici con luce e amore tutto il tuo passato, il cui peso ti impedisce il libero fluire. Ti esortiamo, amato figlio, a consegnarci il senso di solitudine e la tristezza, i tuoi turbamenti, tutto ciò che offusca le tue giornate. Noi ti siamo accanto in questo processo di trasmutazione alchemica di ciò che è stato, affinché libero da vedere fratelli, la luce divina che tutto illumina e guarisce ti conduca alla più alta espressione del tuo sé, aprendo la strada all'accoglienza della tua anima gemella. Ti esortiamo a circondarti delle bellissime e delicate vibrazioni del fiore di Calla che attrae a te l'anima affine, l'anima che cerchi, per fare in modo che le vostre energie possano finalmente incontrarsi ed espandersi, creando amorevoli flussi di luce attorno a voi. Ti benediciamo e ti ringraziamo per l'amore che nutri nei nostri confronti, gli angeli dell'amore. Che bello. Sì, molto, molto bello. Mm-mm. Francesca Fabrucci. Anima amata, sappiamo il dolore da te provato in seguito a relazioni difficili che ripercorrono sentieri tracciati da vissuti genealogici per i quali l'amore è sempre stato fonte di disagi e sofferenze. Tu hai scelto questa incarnazione per portare luce nel cuore delle tue antenate, ripercorrendo prima i loro passi. Noi siamo stati sempre accanto a te per sostenerti e aiutarti con la nostra presenza, manifestata da numerosi segnali che tu a volte hai colto. Amorevole anima, è arrivato per te il momento di staccarti da questi pesanti fardelli, onorandoli, riconoscendoli e riconsegnandoli alle donne della tua stirpe. Accendi candele e incensi per trasmutare queste memorie di dolore, affinché, leggera e luminosa, tu possa fluire con gioia nella vita,
condividendo il percorso con la tua anima affine per la realizzazione dei tuoi sogni. I fiori che ti vengono incontro per la realizzazione di ciò che maggiormente desideri sono la passiflora, che ti aiuta a non sentirti mai sola nel tuo percorso di vita, ti aiuta ad aprire il tuo cuore all'accoglienza della nostra energia. Invocaci nei momenti del bisogno e saremo accanto a te. Ti aiuteremo a superare i disagi, illuminando di luce divina il tuo essere e la tua strada. La peonia ti ricopre di luce d'amore e guarigione. Sintonizzati con le sue frequenze per affrontare situazioni impegnative che richiedono tanta energia, forza e coraggio. E infine la rosa rossa, donata a te da noi, angeli dell'amore, ti permette di guarire le ferite del tuo cuore, su cui noi mandiamo tanta luce, perché meriti che l'amore arrivi a te, e noi ti aiuteremo a trovare il legame profondo e la passione che cerchi. Abbi fiducia e vivi con gioia, aprendo il tuo cuore alle frequenze dell'amore senza paura, perché noi siamo con te, sei molto amata. Sei una poetessa, Chicca, complimenti. Sì, grazie Gaetano, sono dei messaggi tutti molto emozionanti, mi hanno lasciato veramente, ho sentito queste vibrazioni d'amore angeliche verso Stefano, verso Giovanna, scusate, non Giovanna, Francesca, e spero veramente che riescano a sentire questa luce nelle loro vite. Sì, allora Stefano ha scritto un messaggio e dice: grazie, mi sto allineando e aprendo il cuore e sto vibrando d'amore sempre di più. Ah, grazie a te Stefano. Allora, continuiamo con Maria Antonietta, la quale giustamente ci chiedeva online se le sue persone erano collegate, ma credo che nessuno ci sia, Antonietta. Sì, no, Cinzia 40 e Silvia Tamborlani, sì, mi mancava il Marita Esposto. Ok, al Marita Esposto è collegata, altrimenti al momento non ti leggiamo, poi vediamo, ok? Quindi vai con Cinzia 40. E sì, poi con Silvia Tamborlani, e poi se... Ok, andiamo avanti, vai. Cinzia cara, ti prendiamo per mano e accompagniamo i tuoi passi su un prato in fiore a piedi nudi, cosicché potrai sentire il contatto con la madre terra, cosicché potrai stabilire un forte contatto con la natura, cosicché potrai radicarti e sentirti più stabile. Questa passeggiata con noi nella natura, circondata dal nostro amore celeste, sarà centratura per te, sarà ristoro dalle tue fatiche terrene, che si ripercuotono anche nella tua anima. Sarà amorevole abbraccio al tuo senso di scoraggiamento. Sei anche tu, nostra amata figlia, e il nostro amore, la nostra luce, si prende cura anche di te. Nel nostro amore non esiste abbandono, ma solo comprensione ed accoglienza nell'amore incondizionato del Padre. Ti esortiamo ad abbandonare il giudizio severo verso te stessa, ad essere meno pretenziosa verso te stessa e ad amarti ogni giorno sempre di più. Sei bellissima e la nostra luce che a te mandiamo ti renderà ancora più bella. Riserva anche a te cure ed attenzioni, non trascurarti. Il tuo corpo e la tua anima hanno bisogno delle tue carezze. Vivi nella comprensione e piano piano guarderai te stessa con occhi più amorevoli. Hai il nostro sostegno in ciò. Chiamaci, invocaci, siamo accanto a te per camminare con te, per guidarti nel tuo percorso terreno. Posiamo un cuore di luce enorme sulle tue mani. Namaste. Grazie. Grazie. Prima di andare avanti, per piacere, aspetta un momento, voglio avvisare anche le altre persone che verranno dopo le tue. Abbiamo Filomena Giordano, Marilena Masci, Lucia Verrilli, Emilia Nappo. Mi piacerebbe sapere se voi quattro siete collegate con noi. Adesso andiamo per il messaggio per Silvia Tamborlani. Silvia,
arriviamo da te con tanti sorrisi, con armoniose melodie. Ascolta queste note, questa musica che riarmonizza i tuoi chakra. Siamo qui con tutto il nostro amore per portarti equilibrio e quiete, per farti ritrovare la stabilità in questo momento in cui a volte ti senti instabile. Grazie di averci cercato, grazie del tuo amore, della tua devozione. Ti accompagniamo nei momenti di salita della vita, in cui è necessario essere più forti, più temperati, e ti portiamo avanti, 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 facendoti compiere passi importanti. Oggi siamo con te per farti immergere in questa atmosfera di amore, di pace, di ristoro, di riequilibrio. Il tuo corpo terreno aveva bisogno di riequilibrarsi. Soffiamo luce sul tuo chakra della corona affinché questa luce bianca ti attraversi, ti rigeneri, ti ripulisca e sia nuova forza, nuova determinazione nel tuo cammino, nelle tue sfide. Guarda dritto verso i tuoi obiettivi e prosegui. Siamo con te, con tutto il nostro amore e sostegno. Forza Silvia, forza, credici fermamente, il tuo animo è delicato, lo sappiamo, ma nella sua delicatezza sa sprigionare la forza necessaria. Ti amiamo, siamo sempre a fianco a te. Bene, allora non leggiamo per Almarita esposto, perché non c'è scritto. Andiamo subito avanti con gli altri e poi se nel frattempo arriva Maria Antonietta lo leggiamo, ok? Quindi andiamo adesso con Paola Musa, le tue due persone ci sono, Filomena Giordano, Marilena Masci. E poi dopo, scusami Paola, poi c'è Lucia Verrilli e invece Emilia Nappo non l'ho sentita, se per caso si facesse vedere, dire che è con noi, e poi abbiamo Annalisa Scomparin e Rita Ricciardi. Per cui andiamo adesso con Filomena Giordano. Amata figlia, possa il tuo cuore ascoltare le nostre parole, possano queste parole donarti serenità, donarti la pace, donarti l'armonia. Tu sei per noi tanta amata e quest'amore è così grande ed è con te in ogni momento. Quando il tuo cuore ferito ti porta sconforto, sappi che noi ci siamo, noi ti sosteniamo, chiamaci e noi saremo al tuo fianco, anche quando la solitudine ti avvolge. Anche tu sei amata, sei la nostra figlia, siamo noi l'angelo dell'amore. Bene. Marilena Masci. Io sono l'Arcangelo Michele e ti porto in ascolto. Ti chiedo di immergerti nell'ascoltare la voce della tua anima, dove ogni cosa è uno e tu fai parte dell'uno, fai parte di esse. Sappi, amata figlia, che nell'ascoltare il tuo cuore puoi capire e sentire l'amore per te stessa. Accoglilo quest'amore come una benedizione. La vita, la tua vita è e sarà accompagnata da questo grande amore, quello vero, quello autentico. È per te in ogni momento che trascorri nel silenzio del tuo cuore, è per te quella pace che tu meriti e di cui tu hai bisogno. Io sono con te e per te aiutarti a capire e a sentire. Io sono l'Arcangelo Michele, io sono l'amore e puro amore. Benissimo, grazie. Allora, volevo dire alle persone che stanno scrivendo le date, le loro date di nascita e tutto, ci sono una sessantina di persone che si sono prenotate per questa serata, perché noi abbiamo messo una pubblicità sul nostro gruppo proprio per questa serata. Ora, voglio dire, sicuramente non è giusto, no? Che dobbiamo assolutamente leggere prima i messaggi che abbiamo canalizzato per tutte le persone e poi più tardi, se avremo tempo e avremo l'energia giusta, possiamo pensare di scegliere random una o due o tre persone massimo, per canalizzare i messaggi. Quindi diciamo che
È totalmente inutile al momento scrivere date di nascita, cose, perché abbiamo ancora tanti messaggi a cui rispondere. Ho appena visto che si è Lenuccia Cara, si è appena collegata Concetta Murè, un'oretta dopo. E Concetta, volevo dirti che il tuo messaggio è stato letto e quindi dovrai poi riascoltare la registrazione per questo. Sto ancora aspettando che si palesi Emilia Nappo, ma ho visto che Lucia Verrilli è online, per cui Carla, leggiamo questo primo messaggio. Vai. Eccomi qua. Allora, premetto che per tutta la durata del messaggio io percepivo il battito di un cuore, proprio molto rilassante e molto coinvolgente. Lucia, amata figlia, fragile, dolce, innamorata della vita. Questa sei tu per noi, anima cara. Non temere e non vacillare davanti alle problematiche della vita. La parte umana, sì, quella vacilla, teme, ha paura. Ma in soccorso ricorda che c'è la tua parte divina unita a noi e al divino. Batte, batte forte all'unisono il tuo cuore. Il tuo cuore sa di cosa hai bisogno, il tuo cuore percepisce il nostro battito e all'unisono ti eleviamo al cielo. Fiducia, amata, abbi fiducia in noi e nella vita, come noi abbiamo fiducia in te, figlia amata. Lasciati andare alla forza della vita e dell'amore, noi siamo sempre con te. Bellissimo, grazie, grazie, grazie. E Carla, allora aspettiamo se Emilia Nappo ci scrive. Intanto è arrivata al Marita esposto, per cui sì. Maria Antonietta, possiamo leggere il messaggio? Amata creatura nostra, attorno a te il nostro cerchio di luce, di angeli danzanti. La tua vita è spinta dall'amore, un amore speciale verso chi ti sta attorno. Sei luce in espansione come questi cristalli lucenti che posiamo attorno a te per ricaricarti di nuova energia, un'energia che ti sarà d'aiuto e sostegno nel tuo impegno verso gli altri. È il momento per te di riposare, di rinfrancarti, ristorarti tra noi, creatura amata, per ritrovare la pace, per giacere in un'oasi incontaminata d'amore dove tutto il nostro amore incondizionato è per te. Abbandonati alle nostre cure, lasciati accarezzare dalle nostre piume e sprofonda nelle nostre ali. Non c'è posto più sicuro per te. È un posto di pace, di tranquillità, questo per te, quella tranquillità che ogni tanto ricerchi per staccare dalla frenesia della quotidianità. Qui, nostra amata, potrai ritornare sempre e respirare la quiete. Qui, amata, potrai rifugiarti tutte le volte che è necessario dare un ritmo diverso alla tua giornata, tutte le volte che ti senti stanca, ferita, arrabbiata. Ci prenderemo cura noi di te, delle tue ferite, delle tue arrabbiature. Ti cureremo con tutto il nostro amore. Questo rifugio, questa oasi incontaminata è il nostro dono per te. E ricorda, il mondo celeste ti ama profondamente. A presto, nostra delizia. Bello. Grazie Maria Antonietta e sono sicuro che la nostra amica Almarita sarà contenta di questo. Allora, Emilia Nappo, Carla non è arrivata e quindi al momento non la leggiamo. Partiamo adesso con la nostra Patrizia. Ancora abbiamo Annalisa Scomparin, Rita Riccardi, Simona senza cognome, Giuse Serio, Elisa Cioffi, Federica Merli, sperando che tutte queste persone sono collegate, per cui se ci facessero un segno. Ho visto prima Annalisa Scomparin, per cui leggi per piacere, Patrizia, il messaggio. Annalisa, dolce e tanto amata da noi, il cielo ti abbraccia e ti inonda di mille luci abbaglianti che possono illuminarti fino in fondo la tua meravigliosa anima. Raggio di sole che scalda i cuori degli afflitti e dei soli, siamo qui oggi a dirti che siamo fieri di te, del coraggio che metti nel rialzarti con forza dinanzi ai sassolini
che il tuo percorso di vita ti metta avanti. Ti risproniamo a continuare con speranza e devozione, perché noi siamo pronti ad alleviare tutto ciò che ti turba o crea sofferenza. Ci senti, ci parli, con l'apertura del tuo grande cuore. Sei così tenera, anima lucente, che non possiamo altro fare che essere gioiosi del qui ed ora, con tutto l'amore dai tuoi angeli dell'amore. Che meraviglia, brava Patrizia. C'è anche Rita Riccardi, per cui puoi andare avanti, leggere anche Rita Riccardi, grazie. Rita, nostra adorata, che felicità essere qui adesso per te. Avevi bisogno di sentirci ancora più in profondità. Volevi essere ancora più testimone di quanto sei per noi una creatura originale. Nostra luce, amata nella più totale devozione, ti abbiamo sempre aiutata e sempre lo faremo. Trova un tuo spazio a te sacro, siedi e ascolta. Siamo qui, siamo il respiro, siamo la fonte che ti disseta, siamo nella bambina che cade e tu gli tendi la mano per rialzarla. Siamo il colore, l'odore, il sapore. Siamo un tutt'uno in te e con te, perché è molteplice e infinito l'amore che nutriamo per te, essenza di luce divina. Con tanto amore, i tuoi angeli dell'amore. Senti, Francesca, Patrizia, stai già ricevendo un sacco di complimenti, quindi ci sono delle persone che dicono bravissima Patrizia, ok? Quindi è importante che tu trovi sempre fiducia in te stessa, meno male che tu hai spinto. E grazie a Sofia, grazie a Sofia che ci ha messo in contatto. Sofia adorata. Ok, ora io voglio dire a tutte le persone che sono collegate, ma soprattutto a Carla e a Patrizia, a Francesca, a Lenuccia, avete fatto questo corso con me, ma non solo con me, sono sicuro che fate, continuate a fare dei corsi, perché sapete, io sono un insegnante e basta. È importante, però, quando noi ci mettiamo a servizio dell'universo, come i messaggi che canalizziamo arrivano fluidamente, quando ci mettiamo in ascolto degli angeli, per le persone che ci troviamo, con cui ci troviamo davanti, e allora è proprio importante riuscire a canalizzare questi messaggi proprio dal cuore al cuore delle persone attraverso gli angeli dell'amore questa sera. Quindi io sono veramente molto contento e orgoglioso di voi quattro, ma ovviamente di tutte le persone che sono qui, ma dobbiamo in qualche modo, e voi capirete, no, che siete un po' dei veterani, dobbiamo in qualche modo supportare queste quattro amiche che sono qui, si sono esposte con i loro messaggi. Mettiamoci anche la Virzì, che comunque è una già veterana del Bridges of Light, ma è proprio importante, secondo me, da insegnante, proprio supportare le mie allieve che tanto brave sono, ed è stata la prima volta che si sono, diciamo, esposte, no? Pubblicamente, e cercando di eliminare la loro paura, la timidezza, e proprio per fare spazio e donare il loro cuore a tutti voi. Quindi brave, 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 sono super contento. Grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti e con Carla. Carla, ci sono entrambe le due persone. Simona, che adesso ho visto si chiama Simona De Giorgi, e poi c'è anche Giuse Serio. Vai. Allora, vado con Simona. Sì. Allora, Simona, ho visualizzato un girasole meraviglioso. Attenta che le cuffie fanno un sacco di rumore. Scusate, mi cadono, le tengo. Stavo dicendo, visualizzavo un girasole, poi ho capito perché. Amata figlia, come il girasole, grande, imponente e meraviglioso, ha la forza di girarsi per essere baciato e onorare il sole, lo stesso sei tu, amata. Hai la forza di girarti e affrontare la vita con coraggio in tutte le sue vicissitudini. A volte, in questo tempo, vacilli, lo sentiamo, e ti sembra che intorno a te ci sia freddo, quel freddo che entra nell'anima quando ci sentiamo soli, sopraffatti e smarriti. Ma ricordati, amata, che tu sei un amatissimo fiore del giardino di Dio. Sei un girasole. Ricordati questo. Tu sei forte,
meravigliosamente colorata con tutti i colori della luce. Tu sei forza, fiore amato, sei amore, perché è l'amore la forza che ti sveglia la mattina. È la forza dell'amore che ti aiuta a vivere, a respirare, a gioire e ad amare. Ricordalo, Simona, la prossima volta che ti senti giù, frastornata e preoccupata. Tu sei un girasole di Dio. Tu sei amore. Alza la testa e cercaci. E cercaci gli angeli dell'amore. Che meraviglia. Grazie, Carla. E adesso andiamo per Giuse Serio e stiamo cercando, perché abbiamo trovato Federica Merli, ma stiamo cercando Elisa Ciolfi, Barbara Serafini, Lara, sembra chi l'ha visto, stiamo cercando Lara Calandritti, stiamo cercando Maggie Chantra, Paola Becce, ecco, fatevi avanti per piacere. Allora adesso leggiamo Giuse Serio. Allora... Amata Giuse, dove cercare l'amore, l'emozione, se non dentro di te? Solo lì, nella tua anima, risiede l'emozione che stai cercando. Devi cercarla e trovarla, ma è dentro di te. L'amore è un'emozione che puoi solo donare agli altri. È il riflesso di quello che sei tu. Ascolta il tuo cuore, lascialo battere, ascoltalo battere. Trasformati tu in amore e vedrai che il mondo ti risponderà. L'amore esterno che puoi ricevere si accende solo quando viene toccato dal tuo amore, dalla tua forza, dalla tua luce. E noi siamo lì, amata. Siamo lì che ti aspettiamo e bramiamo affinché tu senta la dolce brezza del nostro tocco, della nostra carezza che ti incoraggiamo ogni giorno. E ogni giorno, scusatemi, ti incoraggiamo a lasciarti fluire nell'energia dell'amore, perché tu sei amata, amata e preziosa agli occhi nostri e di Dio. Bene, brava, grazie mille. Grazie Carla, grazie. Patrizia, leggiamo per il momento solo per Federica Merli. Federica, nostra gioia, quanto è grande il nostro amarti. Sei un meraviglioso prato colmo di fiori profumati, un prato che con fatica hai seminato, ma che oggi con orgoglio puoi mostrare. L'animo tuo è ricco di compassione e gratitudine e siamo orgogliosi del cammino intrapreso. Siamo tutti uniti per darti ancora più sicurezza e fede per le grandi capacità che hai. Doni e talenti multiformi ti appartengono e con costanza li dimostrerai. Trova il tuo angolo nell'amata natura. È importante per te toccare le meraviglie che ti circondano. Anima speciale, sei destinata a qualcosa di unico. Si apre un arcobaleno che non ne hai mai visto prima. Lo potrai anche toccare. Non sei sola, non lo sei mai. Porteremo il refrigerio giusto nelle giornate di sole caldo. I tuoi angeli dell'amore. Grazie, grazie Patrizia. Al momento aspettiamo la tua seconda, Elisa Ciolfi, che non si è palesata, e passiamo ad Manuela Torriani con Barbara Serafini e Lara Calandritti, che ho visto online. Ok, Barbara. In quell'ampolla che voi chiamate cuore risiedono tutte le vibrazioni amorevoli dell'universo. Così piccolo e fragile è il tuo cuore come una delicata margherita all'inizio della fioritura. Può espandersi però in un giardino fiorito di gialle rose che vibrano alla frequenza del battito del sole. Se solo per un attimo tu affidassi ogni cosa a noi, te ne saremmo grati, semplicemente per mostrarti quanto quel piccolo cuore sia solo un'illusione, perché in verità racchiude la grandezza del tutto. Permettiti ora di ricevere amore in tutte le sue forme e così il tuo roseto fiorirà e il profumo di quella vibrazione si espanderà fin qui e rimanderà a te tutto l'amore che meriti. Namaste. Bello. Grazie, adesso c'è Lara Calandritti, però un momento, Manuela, facciamo un momento un'altra appello, diciamo, Maggie Chantra e Paola Becce,
Ho visto Maggie prima, ma Paola ancora no. Poi abbiamo Patrizia Scialo, Rosanna Iodice, Giovanna Portelli, Luciana Carlini. Vai. Lara, il rosso rappresenta l'amore, il cuore, ma anche lo scorrere del DNA. Vorremmo portare a te una dolce carezza al centro del tuo cuore ed espandere attraverso lui amore incondizionato ed etereo. Espanderlo in ogni tua cellula e in ogni singola particella di te. Un caldo abbraccio confortante e rinvigorente è ciò che in questo esatto momento noi ti stiamo donando. E nel tepore di questo abbraccio doniamo a te la realizzazione di tutti i tuoi più grandi sogni e progetti. Alza la tua mano destra verso il cielo, avvicinati a noi e accogli le vibrazioni d'amore che ti doniamo in ogni istante, dolce, tenera ed amorevole creatura. È arrivato il momento per te di accogliere e raccogliere le carezze che hai seminato. Nella fiamma rossa dell'amore, nessuno davvero può riconoscere mentalmente quale sia il punto giusto di incontro, ma animicamente sì. Ascolta il battito ed accogli il momento perfetto senza se e senza ma. Le tue parole d'ordine ora sono accoglienza ed essenza. Namaste. Benissimo, andiamo ancora con Maria Antonietta. Abbiamo Meggi Chantra. Maria Antonietta, vai, perché l'ho vista online. Sì, Non ho visto Paola Becce. Meggi, amata, ungi rotondo di luce dai mille colori facciamo attorno a te e ti prendiamo per mano per portarti su questo fascio di luci e farti scivolare su di esso con l'entusiasmo di una bambina. Ti accompagniamo per farti riscoprire, risentire quell'entusiasmo e per farti sentire nel cuore quella vibrazione di gioia innocente che ti sembra lontana. Ricorda, amata, la tua felicità, la tua realizzazione non è dipendente dagli altri, dagli umori degli altri che a volte ti fanno oscillare, ma è connessa con te, con la tua essenza. Tutte le volte che hai bisogno di ritrovare quella gioia, quella determinazione per procedere nei tuoi piccoli e grandi progetti, ricorda che è tutto nelle tue mani e se necessario rivolgiti a noi, parla con noi e a te arriverà la nostra luce, la nostra forza. Siamo qui per te, dolce nostra Meggi. Sei importante per noi e la tua anima ha necessità di vibrare nella pace e nella serenità. Contempla con noi quest'alba in riva al mare, chiudi gli occhi e senti tutti i rumori, tutti i suoni, anche i più impercettibili. Lascia che le sensazioni di pace attraversino la tua pelle, lascia che gli odori, i profumi ti inebrino e in questa pace lasciati avvolgere dal nostro abbraccio, dalla nostra energia d'amore, di protezione. Così sarà più facile sentirci e stabilire una connessione con noi. Ti custodiamo, nostra figlia amata, un bacio dal mondo celeste, con tutto il nostro amore. Benissimo. E poi andiamo con Paola Becce. Paola, creatura nostra, fiumi di amore per te. Come pioggia di stelle lucenti arriviamo a te e a te portiamo tutto il nostro amore e avvolgiamo con la nostra luce dorata il tuo cuore delicato che è rigoglioso di emozioni. Ti esortiamo ad aprire il tuo cuore e a lasciare fluire queste emozioni, tutti i tuoi sentimenti. È il momento di sprigionare, di liberare nell'aria queste emozioni, di lasciarle andare, di lasciarle volare come farfalle colorate. Questo bisogno di aprirsi al mondo, di dire, di lasciare andare anche attraverso qualche lacrima, è primario al momento per la tua anima. È importante per la sua evoluzione e crescita. Sei creatura bellissima, creatura di pace, baciata dalla luce divina
e i tuoi gesti portano armonia intorno a te. Le tue carezze sono importanti per chi ti sta intorno. Prosegui con tutto questo amore nel cuore. Intorno a te ci siamo noi con la nostra rassicurante presenza. Lascia le incomprensioni al passato e prosegui con la nostra luce dorata nel cuore. Siamo qui per te. Siamo al tuo fianco. Siamo i tuoi fratelli celesti, compagni di cammino. Con amore e gratitudine, sempre con te, nostra dolce Paola, un fiore dei petali dei colori dell'arcobaleno, profumata di fresca rugiada, mandiamo dal cielo per te. Conservalo nel tuo cuore, custodiscilo e nutrilo. Saprà darti una carica di amore quando ne avrai bisogno. A presto. Ok, perfetto. Allora adesso andiamo di nuovo con Chicca. Chicca, per te c'è Luciana Carlini. E intanto diciamo a se sono presenti con noi, perché Patrizia Scialo e Rosanna Iodice non si sono palesate, come non si è palesata Giovanna Portelli. Ah. Ok, quindi aspetta un momento, Chicca. E quindi chiediamo se ci sono online Manuela Meloni, Chiara Stella Cellammare, Antonella Cofani, Ciro Buonocore, Rosanna Iodice, Donatella Guerrera. Quindi andiamo con Luciana Carlini, Chicca. Sì. Amata figlia, dal cuore immenso, così pronto a dare amore incondizionato, volto a dissipare e lenire sofferenze altrui, spumeggiante, piena di vita, hai accompagnato anime sorelle alla realizzazione dei loro obiettivi, portando luce e amore nei loro cuori. La loro felicità era la tua e ti rispecchiavi in essa, pur non godendo a volte del riconoscimento e della gratitudine dovuta. Non ti cruciare, anima cara, tutto ciò ti ha resa più forte e determinata e ti ha portato a trascendere questo senso di vuoto e l'amarezza e ti ha spinta a procedere nella vita muovendoti con destrezza, schivando ostacoli, per unirti ad anime vibranti la tua stessa frequenza e costruire progetti di vita armoniosi e duraturi. Noi ti stiamo accanto affinché tu possa realizzare totalmente i tuoi desideri, affinché tu possa manifestare con infinita saggezza e discernimento l'amore del tuo cuore. Guarda la luce che si dipana dal tuo cuore, nutriti di essa, vedi l'immensa bellezza della tua anima, che stenti a percepire così occupata come sei a far star bene chi ti circonda. Percepisci la tua bellezza, fatti attraversare da lei, fa che la sua luce inondi tutto il tuo essere, e alzando le sue frequenze che verranno così recepite da chi desideri incontrare da tempo. Il fiore che accompagna il tuo viaggio verso la realizzazione del tuo vero sé è la camelia, che ti aiuta a dissolvere emozioni legate ad un passato doloroso e a riempire il senso di vuoto che a momenti ti assale. La camelia ti aiuta a trovare te stessa, a percepire la tua bellezza interiore, perché è arrivato il momento di accettare te stessa così come sei. È così che troverai l'amore verso il quale la camelia ti conduce. Lascia che la sua vibrazione ti aiuti ad incontrare il partner perfetto, che vibrando alla tua frequenza riconosca il tuo valore, la tua forza vitale, la bellezza del tuo essere. Non avere paura, apriti all'amore, gli angeli dell'amore. Grazie Chicca, non leggiamo per Giovanna Portelli perché non si è palesata. Sofia, vorrei che tu leggessi per Manuela Meloni. Sì, Manuela Meloni, figlia amata, anima gradita al cielo,
La tua grazia arriva sino a noi per aggradarci della tua bontà e della tua benevolenza. Noi benediciamo il tuo cammino e ti portiamo amore, luce e tanta gioia per assicurarti ogni bene di questa incarnazione terrena. Sei anima buona, ti aiuta, gradisce e gioisce della nuova vita senza grandi aspettative. Sei umile e graziosa. Gli angeli dell'amore arrivano a te per dimostrarti tutto il loro affetto e la loro gratitudine. Grazie di essere così gentile e premurosa verso il prossimo tuo. Grazie alla tua anima. Purezza e amore giungeranno a te per felicitarsi con te. Namaste, amica degli angeli. Bene, allora poi sentiamo Lenuccia che ha canalizzato un messaggio per Antonella Cofani. Intanto voglio dire alle persone che ci stanno seguendo da casa che le nostre operatrici, coloro che sono qui questa sera, stanno già canalizzando dei messaggi che poi vi daremo, di persone che sono collegate adesso, proprio per premiare coloro che ci stanno seguendo e invece in qualche modo non leggere i messaggi delle persone che si erano prenotate ma che non sono collegate. Quindi andiamo con Lenuccia, vai. Cara anima, Antonella Cofani, cara anima sublime, abbiamo tutti insieme un grande rispetto perché tu con la tua umiltà riesci a guardare oltre. Dentro di te risiede un tesoro che dovrai imparare a scoprire. Hai bisogno di un po' di tempo, per un po', anche se troverai del temporale, ti servirà per poi scorgere il sole. Le nuvole servono a far cadere le pesantezze, ma non appena si scaricano si forma un bel arcobaleno che preannuncia sempre delle belle cose. Noi ti proteggiamo e ti siamo sempre vicini, non scordarlo mai. Fai attenzione a quello che ti succede, troverai tante risposte. Con amore e tante benedizioni, gli angeli dell'amore. Bene, allora io adesso leggo il messaggio per Donatella Guerrera che ha canalizzato per lei la nostra Daniela Oggioni, che però purtroppo stasera non è potuta essere qui con noi perché è malata. Quindi questo messaggio è per Donatella Guerrera. Cara sorella amatissima, vogliamo che tu oggi abbia la conferma che noi siamo sempre presenti accanto a te, in ogni momento della tua giornata e della tua vita terrena. Non sentirti mai sola, cara amata. Apri il tuo cuore e abbandonati alle tue percezioni, così che tu possa percepire i nostri messaggi. La tua sensibilità ti permette di percepire l'anima delle persone che ti sono accanto. Spegnete i microfoni per cortesia. Ok. Scusate. Circondati il più possibile di anime belle e positive e non dare la possibilità ad altri di interferire con le tue energie. Mantieni sempre positivi i tuoi pensieri. Fai tranquille passeggiate nella natura che tu ami. Lasciati avvolgere dal silenzioso. Lasciati avvolgere dal silenzio e dalla bellezza. Potrai così ascoltare il tuo cuore. Questo ti aiuterà anche per prendere importanti decisioni. Sii gioia e sii felice, cara sorella amatissima. Te lo meriti. Namaste, gli angeli dell'amore e arcangeli Ariel e Raffaele. Questo messaggio era per Donatella Guerrera. Ora, stiamo controllando chi c'è ancora online con noi. Ok, Maria Grazia Guerrieri non c'era, Marina Moscato. Ok, allora ci sono tutte le persone che invece si erano prenotate e non ci sono. Ok. Per cui andiamo avanti, perché io non ho sentito Katia Rosanna Iodice, non ho sentito Chiara Stella Cellammare, Paola Musa, e quindi non abbiamo sentito Rosanna Iodice, che c'era però due volte, ok? Questo è stato un mio errore. Rosanna Iodice l'ha canalizzata sia Sofia che Silvestri, ok? Va bene, e poi non c'è
Patrizia Scialo, e quindi non leggiamo. Però leggiamo volentieri qualcuno dei messaggi. Francesca, per esempio, che ha canalizzato per una persona che è online questa sera, che si chiama Marina Moscato. Allora, Marina Moscato, sei la prima fortunata a ricevere un messaggio questa sera. Questi sono i regali che facciamo su Bridges of Light. Quindi ecco il primo messaggio di Francesca per una persona che è qui online con noi. Vai. Allora, Marina Moscato. Amata sorella, tanta luce di amore intorno a te. La nostra luce sia per te luce di pace e di amore. Quell'amore di cui è pieno il tuo cuore. Amore che doni, amore che ricevi, ma soprattutto amore che dai senza mai nulla chiedere. L'amore, sorella cara, è questo, dare, donare. La tua è una strada di luce pura, seguila, seguila senza porti domande, è il percorso della tua anima. Ama con tutto l'amore di cui tu sei capace, ama e dona come tu sai donare. La tua strada è aperta, aperta all'amore. Gli angeli dell'amore. E la cosa meravigliosa che ho visualizzato intanto che canalizzavo questo messaggio per Marina, l'ho vista camminare in questa strada di luce e ho percepito tanta leggerezza nel suo cuore, tanta felicità. Seguiva veramente col cuore questa strada di luce. Bene. Allora, Katia Silvestri ha canalizzato un messaggio per Giulia Timone e poi anche un messaggio per tutti noi. Vai, Katia. Per Giulia Timone. Amata anima, luminosa e gioiosa, te che sei un angelo fra gli angeli, te che accompagni il sorriso ad ogni tua azione, ti ringraziamo per tutta la luce che emani. Tante soddisfazioni terrene ti attendono, tanti frutti che aspettano di essere raccolti. Accetta ciò che non puoi cambiare, l'ingiustizia ti addolora e questo ti rende un'anima nobile. Sei amore puro e generoso. Nei giorni di sconforto, anima bella, chiedi aiuto e noi provvederemo ad inviarti tutto l'arcobaleno che meriti. Benedizioni a te, gli angeli dell'amore. Grazie, bellissimo. Grazie. Vado con quello per tutti? Sì. Amate anime, la nostra presenza costante vi invia raggi di luce e amore direttamente nei vostri cuori, permettendoci di portare coraggio e conforto. Vi ringraziamo per la vostra fede costante. Molte di voi riescono sempre di più a percepirci e noi siamo grati, grati a voi, anime terrene. State attraversando momenti difficili. Molte anime vediamo ogni giorno cadere nello sconforto. Da qui vegliamo su di voi e vi esortiamo ad avere forza e coraggio. Tornate a brillare, anime belle. Amati figli divini, continuate a pregare per l'amore e per la pace. Noi, angeli dell'amore, vi esortiamo a nutrirvi di quanto meraviglioso il divino vi dona e vi avvolge ogni giorno. L'amore unisce i mondi. Il visibile e l'invisibile si unisce in un'onda d'amore dove non c'è separazione. L'amore nutre, l'amore unisce, l'amore ripara, l'amore guarisce. Tutti uniti da una compassione divina. Namaste. Che meraviglia. Grazie, grazie, grazie. Sì, mi sono sinceramente... C'è il cuore. Allora, Sofia, questa sera non ti abbiamo tanto sentita. Hai un messaggio per qualcuno dal pubblico? Sì. Allora, nel frattempo che leggevano questi messaggi stupendi, io ho scelto Lorella Grange e ho scritto per lei un messaggio. Vai, Lorella Grange. Amatissima figlia di luce,
Anima benedetta, luce e amore circondano la tua essenza. La tua anima risplende, il tuo cuore riscalda, sei amata e ammirata da tutti noi per la tua grande bontà e per l'immensità del tuo cuore. Tanta gioia e amore arriveranno a te e torneranno sotto forma di colore, musica e calore. Sarai amata per la tua essenza, per la tua gioia e la luce che ti circonda. Non ti perdere d'animo quando tutto sembra andare per il verso opposto. Tutto si sta preparando in realtà per il tuo nuovo cammino, fatto di amore, di grandi speranze e di luci colorate. Abituati a ricevere, tu che sempre dai, senza nulla chiedere in cambio. Ti benediciamo, anima immensa. Namaste. Grazie, che bello. Galanti. Io ho un messaggio per Violetta Lauri. Bene. Violeta, è arrivato per te il momento della pace e della riconciliazione. Al tuo cuore portiamo il dono del perdono e dell'amore verso te stessa. È importante, cara amata, alleggerire questo peso che senti dentro di te, iniziando questo processo con l'apertura all'amore verso te stessa. Coccola la tua bambina interiore, si evolverà con te nel tuo amore. E ricorda, non c'è via giusta o ingiusta, scelta giusta o sbagliata, c'è il percorso, il cammino verso la luce, c'è l'evoluzione. Ed è importante per te percorrere questo cammino con la consapevolezza del nostro sostegno, con la consapevolezza che in ogni tua sfida, dolore, sofferenza non sei mai stata sola e che ci prendiamo cura di te, di ogni tua ferita, delle tue scorticature. Siamo sempre al tuo fianco per gioire con te dei tuoi passi, della tua presa di coscienza e per sostenerti nei momenti di difficoltà. La nostra luce di amore e perdono giunga a te stasera. Namaste. Che meraviglia. Allora ragazze, chi è che ha un altro messaggio per qualcun altro? Carla, tu magari, Paola Musa, vai Paola. Allora, Daniela Farroni, cara figlia, tu cerchi la gioia, la felicità. E nel cercarla spesso scordi che tutto questo ti appartiene. Tu meriti tutto questo, meriti perché tu sei figlia di Dio. E se ascolti e senti, renderà il tuo sentire magico, perché attraverso di noi tutto il tuo mondo cambia, vibra, ti avvolge. Amata, quando ci rendi felice, quando ci chiami, ci fai parte del tuo divenire, il tuo sorriso ci illumina e ci porta calore. Noi ti avvolgiamo con questo calore. Sappi che sappiamo anche quando la nostra luce è per te lontana o pensi che sia lontana. Puoi sentirla e vederla, accoglierla, farla tua, con amore i tuoi angeli custodi. Bene. Carla, grazie, grazie Paola Musa. Grazie. Allora volevo prima di tutto dire a voi tutte di leggere la chat perché ci sono delle cose che ho scritto, che abbiamo scritto, così che non ripetiamo messaggi a persone che già l'hanno ricevuto, ok? Quindi è bene che o leggete qui la chat o anche nella chat che abbiamo su WhatsApp. Quindi vai Carla. Allora, io ho un messaggio per Sara Gianiorio. Ok. Ho sentito nel cuore tanto pesantezza, tanto dolore, e poi piano piano si è stemperato. Coraggio, amata figlia. Abbi il coraggio di vivere con noi, per noi e attraverso di noi. Vedi, amata figlia, noi siamo qua e troviamo ogni strada possibile per mandarti il nostro tocco e il nostro amore. Cammina, amata creatura. Hai tanto da fare e vivere, tanta gioia devi ancora portare nel mondo. Lo sconforto in questo tempo appesantisce il tuo cuore, ma sappi che noi ti siamo accanto. Alza gli occhi al cielo. Le vedi le nubi, di nubi che attraversano il sole e lo oscurano? Ecco, sappi, figlia cara, che le nubi se ne andranno e tornerà il sole e la luce. Così
così sarà, non temere. Ma nel tuo cuore, il tuo cuore deve aprirsi alla luce. Sorridi, sorridi. Porta amore a chi ti vive accanto. Coltiva la compassione per te stessa e in essa troverai l'appoggio e il sostegno di cui hai tanto bisogno in questo tempo. Noi ti saremo accanto in questo cammino, con amore. Grazie Carla, bellissimo questo messaggio. Chi altro ha letto? Allora, io ne ho uno pronto per Mara Marongiu. Ok, vai. Sicuramente una conterranea. Mm-hmm. Posso? Vai. Vai, Chicca. Voce sensibile. Sì? Mi sentite? Sento molto sì. Disturbato. Mi senti? Ah, okay. Sì, sarà questo ponte che c'hai dietro. Sarà ci sarà il vento, che ne sai? Uh-huh. Dolce e sensibile. Prego? Vai! Ah, ok. Dolce e sensibile creatura, non preoccuparti di ciò che accade nella tua vita, per quanta energia possano portare via da te queste situazioni, considera tutto come nuvole passeggere che offuscano solo per un attimo la luce del sole. Occupati di te, ti esortiamo a seguire i tuoi sogni, ti esortiamo a mostrare i tuoi talenti, ti esortiamo a darti valore. È così che verrai vista finalmente da chi ti circonda. Noi abbracciamo ogni tua ferita affinché integra e luminosa tu possa ricevere l'amore che meriti. La camelia sostiene il tuo viaggio verso la meravigliosa scoperta della bellezza del tuo essere. Sei molto amata, apriti al mondo. Benedizioni. Volevo rimarcare una cosa, Gaetano, no? Che Carla ha parlato di nuvole che si rincorrono in cielo, comunque, e io giuro che non ho copiato perché avevo già scritto il messaggio, questo per ricordare anche a chi ci ascolta come gli angeli a volte mandano e rimandano, no? La stessa immagine per arrivare dritti al cuore di chi ascolta. Brava, complimenti, grazie, 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 grazie. Allora sentiamo Manuela Torriani. Io ho un messaggio per Chiara Gobbo. Un sorriso delineato sul viso è un grande portatore d'amore. Attraverso i tuoi sorrisi emani luce gioiosa d'amore. E quella stessa luce torna a te amplificata per accudire il tuo cuore e portarti gioia, completezza e amore. Nulla per te è stato facile, ma sei sempre rimasta in piedi e mai hai perso la fiducia. Oggi siamo qui per rincuorarti e dirti che il tuo cammino ora sarà più semplice e pieno d'amore. Namaste. Bello. Brava, grazie. Lenuccia, hai un altro messaggio? Per chi? Per Barbara Serafino. Barbara Serafino, avevo scritto, già l'avevo ricevuto prima, era una delle persone prenotate, l'avevo scritto anche nella chat. Mi scuso. Ok, non c'è problema. Andiamo avanti, chi altro? Vai, Gerusa, vai. Ecco, perché io tra poco devo lasciarvi purtroppo un impegno e ho fatto un altro disegno per voi, questo per tutti, forse si vede, mm-hmm. È un albero pieno, 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 pieno di cuori per tutte le persone che ci sono all'ascolto, per voi, e che vi augura che stiamo andando verso la primavera, quindi tanti, tanti cuori pieni d'amore per tutti. Quindi questo è il messaggio che mi è arrivato. Loro hanno voluto che mettessi questi, con il sole che splende, un magnifico albero che auguro a tutti di trovare. Ok, grazie. Adesso vi saluto. Allora, hai fatto un messaggio, poi facciamo comunque leggere quello a Lenuccia. Se l'ha canalizzato anche per un altro, per la Serafini, possiamo leggerlo. Allora, vai prima Antonella. Il microfono è spento. Ma io?
Sì, hai un messaggio, hai detto no? No, 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 avevo il disegno. Ah, avevi il disegno, ok, allora vai, Lenuccia. Messaggio era disegno. Ok, perfetto. Dolce anima generosa, siamo molto contenti che tu sia presente. Abbiamo molto da dirti perché tu sei a noi molto cara. C'è stato un grande cambiamento nella tua vita e hai dovuto rivedere tante cose. E questo ti ha portato a noi. Siamo veramente contenti, il tuo cammino è più leggero. Tanti e tanti fiori ti verranno regalati perché tu, anima semplice, hai meritato. Vediamo in te tanto amore che sgorga dal tuo cuore e lo doni con tanta devozione. Più avanti troverai sempre più coraggio e forza che ti permetterà di essere sempre più amata da chi ti circonda, perché vedranno in te una grande sorella di luce. Quella luce che trasmette solo chi è circondata da tanto amore. Vediamo in te una grande guida per tanti. Ti amiamo, gli angeli dell'amore. Bello, grazie. Allora, sono le 20:38, termineremo il nostro programma alle 20:45, quindi non canalizzate più, se state canalizzando terminate, leggiamo solo i messaggi che avete già canalizzato. Quindi chi è che ha canalizzato un altro messaggio? Mi faceste sapere. Maria Antonietta, vai. Sì, per Rita Margiotta. Ok. Amata, è un momento in cui in te prevale lo sconforto e ti senti immersa in un buio stagnante. Siamo qui, nostra figlia, per asciugare le tue lacrime e illuminarti della luce divina, quella luce che riscalda, che scioglie, che rinsalda. Nello smarrimento guarda verso di noi, cercaci nelle tue preghiere, nella meditazione. Riempiremo i tuoi silenzi, per te insopportabili, con tutto il nostro amore, con tutta la nostra luce. È importante per te la preghiera, la meditazione, in cui ritrovi te stessa e il nostro amore. Quando ti senti assalita da questo senso di solitudine, rivolgiti a noi e arriviamo subito da te per avvolgerti nelle nostre ali. Accogli il nostro amore, amata, accogli il nostro dono. Sentici sempre con te. Grazie Maria Antonietta, molto bello. E chi altro? Sofia, Patrizia? Sofia? Vai. Allora, io ho un messaggio per Francesco De Simone. Bene. Dolce anima, immenso il cuore tuo, che tanto dona e tanto riceve. Sei gioia immensa per tutti noi, che dall'alto ti guidiamo e ti seguiamo soddisfatti e fieri. Tanta la strada percorsa e tanta ancora ne arriverà. Mani giunte sempre ricevono e abbondanza giungerà a te in tutte le sue forme. Amore, luce e gioia arriveranno. Accogli a braccia aperte, con amore e fiducia, tutte le nostre benedizioni. Noi che accompagniamo ogni attimo della tua giornata, ti benediciamo e ti proteggiamo sempre. Continua a brillare, amata anima. Namaste. Che bello, grazie Sofia. E sentiamo la nostra Patrizia, la nostra timida Patrizia. Allora, ho scritto un po' malino perché canalizzavo adesso, io già scrivo male. Per Maria Paoloni. Maria Paoloni. Ok, Maria Paoloni. C'è Maria, no? L'avevo vista? Sì, sì, sì. Certo. L'avevo notata. Mm-hmm. Adorata figlia, ti abbracciamo forte e siamo lieti di essere qui a sorprenderti con questo messaggio di amore puro. Siamo molto felici oggi di poter aprire insieme a te un girotondo per accogliere la bambina interiore che hai nuovamente accolto. Siamo lieti di poterti rivedere giocare ancora di nuovo, ma sarà sempre più meraviglioso il cammino che hai davanti, vedrai, aprirà molte porte finora nascoste, con delle chiavi pronte solo per essere girate. Anima meravigliosa, continua questo girotondo e non fermarti mai. Con tutto il nostro amore, gli angeli custodi e gli angeli dell'amore. Che bello, grazie. Sono super contento che abbiamo terminato questa serata con questo messaggio anche di speranza, no? Per tutti noi. E io sono molto contento e orgoglioso di tutti voi, come sempre. Sono veramente felice che siete state
siamo stati tutti insieme online. Io questa sera non ho fatto nessun messaggio, sono stato assolutamente il vostro mediatore e il DJ, diciamo, ecco, che ha messo, dato a disposizione i messaggi e ho acceso il microfono per stare qui online tutti insieme. E volevo assolutamente ringraziarvi per questa serata meravigliosa, per le persone che sono state con noi, per coloro che si sono prenotate e non si sono presentate. E però il mondo è bello perché è vario. Quindi vi ricordo sempre che tutte le nostre amiche, da Katia, Katia Silvestri, Paola Musa, Maria Antonietta Galanti, insieme a Giorgio, insieme a Chicca, a Katia Silvestri abbiamo detto, a Sofia Moran, Manuela Torriani, loro fanno dei programmi anche sui messaggi angelici individuali, quindi seguitele e scrivete loro su Messenger se avete bisogno di delucidazioni, anche alle nuove amiche, alle Nuccia Tocco, a Carla. Carla, scusa, ma com'è il tuo cognome? Lonardi. Carla Lonardi. Se avete bisogno di una delucidazione sui messaggi che lei vi ha mandato, scrivetele su Messenger. Patrizia Petrecchia e Francesca Mondazzi. Queste forse saranno in futuro le nostre nuove messaggere angeliche con il loro programma. Chissà, andremo, faremo a vedere. Anche perché già mi hanno criticato che facciamo troppi programmi angelici. Quindi, però gli angeli, no, Katia Silvestri, gli angeli sono sempre con noi, no, Paola Musa? Per cui più programmi sugli angeli facciamo, tanto più amore distribuiamo a tutti. Quindi io vi ringrazio come sempre, vi auguro un bellissimo San Valentino, un bellissimo amore e speriamo che il nostro amore venga distribuito in tutto il mondo. Grazie, grazie, grazie e buonasera a tutti voi. Ciao. Ora come si esce? Stop.